Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove sono storta. Che bello. Ok, se mi vedrete un po' più bianca, perché sto provando a usare dei filtri che ha il telefonino, quindi in teoria dovrebbe togliermi le occhiaie, ma non so quanti miracoli possa fare. Però è un effetto che si chiama Narciso, dei filtri. Sto provando dei vari filtri perché non ho il tempo di truccarmi. Perché poi devo uscire, eccetera, quindi dovrei poi lavarmi i capelli. Tutto il resto. E molti diranno: Sara, perché non ti sei prima lavata i capelli, truccata, poi facevi il video? Perché solitamente non ce la faccio a farlo, quindi. Però comunque, quando riuscirò, lo farò. Devo scoprire dove ho messo i trucchi, ragazzi. Non so, non mi ricordo dove li ho messi. No, perché ho avuto problemi con la lavatrice che ha deciso di esplodere. Cioè, non è che esplosa letteralmente. Si è rotta momentaneamente, quindi abbiamo avuto un surplus di lavatrici e quindi ho dovuto rimandare il lavaggio dei miei capelli, che fa quanto schifo, infatti, però si muovono tutti insieme e quindi niente, ho dovuto rimandarlo. Sembra che mi fa l'aria più sciupata, sciapita, cioè infatti che forse ha pieno i colori, comunque lasciamo perdere. E soffitto pieno un po' i colori, però mi toglie un po' di occhiaie, che dite? No, ce l'avevo lo stesso le occhiaie, vabbè, pazienza. Comunque, perché sto facendo questo video? A parte la mia introduzione, perché a me non c'ho più l'intro, perché devo rifarla. La mia intro è parlare dei miei problemi. Vabbè, comunque, spero che siate tutti contenti. Se siete bene, partiamo al video. Ce la possiamo fare, Sara, sì. Possiamo partire con il video. La sigla non c'è, quindi, boh, fine. Allora, ho fatto degli acquisti, tanto per cambiare faccio degli acqu un video acquisti. Cambierò solo il titolo perché praticamente ormai faccio solo acquisti. Questi sono acquisti che ho fatto più o meno con degli sconti. Non so come chiamerò questo video. Perché ho fatto il video shopping, il video con i saldi, haul. Compro tante cose, mi piace condividere con voi le cose che compro, quindi mi piacciono questi tipi di video. Mi piace guardarli, mi piace farli. Spero che piacciono anche a voi. Allora, partiamo da una cosa che ho buttato la scatola perché sarà deficiente, perché dovevo fare il video, ma per farlo vedere la mia mamma ho buttato la scatola nell'immondizia e non posso più recuperarla perché è in mezzo alle bucce di vari tipi di ortaggi. Vabbè, comunque ho comprato questo qua che è un olio essenziale che era senza la pipetta, era solo con il tappino, l'ho tolto, l'ho buttato nella scatola e ci ho messo il contagocce che è un olio essenziale puro alla menta. Che io lo userò per il mio. Siete un cazzo. Vabbè, si legge? Più o meno, vabbè, vi fidate di me, sì, vero? È un olio puro essenziale alla menta. A me ricorda l'odore del ghiacciolo. La prova di bambino, quindi ci metterò 30 anni per aprirlo. Ce l'ho fatta, stranamente. È fatto così, ci potete fare anche un video ASMR perché è fantastico. È fatto tipo così. Purtroppo non ho un microfono potentissimo per fare. Tipo come fanno gli ASMR artist di e farvi sentire proprio le goccioline così. Spero si debba un cazzo. Però è un odore fantastico, ma è tipo un ghiacciolo alla menta. La granita alla menta. L'ho preso perché mi piaceva tantissimo e lo metto poi finalmente al contagocce. Così lo metto nel. Che ce l'ho là sopra che non lo vedete, ma c'è. C'è il cavo. Che si vede che praticamente è il mio diffusore per ambienti. Io ho chiamato più semplicemente il puff puff perché quando fa il fa puff, sì, avete capito, no? Comunque questo qua erano scontate, le ho pagate sui 5 euro, non sbaglio, faccio lo scontrino forse, sì, quindi vi dico anche i prezzi, tutta la figura, poi c'è anche la busta che è veramente, stai qua. Ok, allora questo qua l'ho pagato 5,95 euro. Fragranza olio essenziale alla menta 5,95, costava 8 euro. Non so perché costavano così cari. Perché sono molto concentrati, mi metto, non sono scialacquati. Infatti, bisogna mettere pochissime gocce nell'acqua. Alcuni invece sono per queste dimensioni sono molto più scialacquati. Cioè, sono anacquati praticamente. Io usavo prima il tea tree, però l'ho finito. Non l'ho trovato. Ho detto prendo qualcosa alla menta. Era l'unico scontato perché poi c'era la lavanda, ma mi fa impazzire. Poi c'era limone cedro, pompelmo. Preferisco in inverno più qualcosa che ha a che fare con la menta. Quindi ho preso questo qua. Poi lo proverò nel puff puff. Ho preso questa qua che sono molto curiosa.
Volevo farmela già stamattina, ma non ho avuto il tempo. Che voi la vedrete con dei colori di merda, perché questo filtro non lo metterò mai più. È una maschera della Garnier, di quella in tessuto, per pelli normali e miste. Va bene anche per la pelle grassa, comunque. Però ci sto più che altro per pelli normali o miste. È una maschera al tè nero, più LHA, più acido ialuronico. Proviamo a vedere com'è. Se riuscissi a leggere, questa innovativa maschera in tessuto nero a base di carbone vegetale, noto per le sue proprietà ultra assorbenti, è arricchita con una formula con estratto di tè nero, LHA, e acido ialuronico per purificare, opacizzare e riequilibrare la pelle, lasciandola idratata e anche per pelli sensibili, perfetta per me. L'ho scelta, vedete, ad occhio. Dopo 15 minuti la pelle è purificata, idratata e la lucentezza della pelle risulta opacizzata. Così non fa quell'effetto unto che fa a me di solito la mia faccia, che fa schifo. Dopo una settimana la pelle appare riequilibrata e più pulita. Beh, no, speriamo. E boh, c'è solo scritto come farla, ma penso che sia abbastanza facile applicare una maschera. Io ne uso sempre in tessuto. Però mi piaceva come era fatta. Io poi con le NR preferisco sempre. Però ho scoperto che devo sempre prendere quelli per pelli sensibili, ma c'era scritto comunque sotto. Perché se no mi si arrossa la faccia. Senti il rumore, mia mamma che passa l'aspirapolvere. Questa l'ho pagata 1 euro qualcosa, se non sbaglio. 1 euro 40, 1,50 euro, 49, vabbè. 1,50 euro praticamente. E poi la proverò. Poi ho preso delle cose. Allora, poi, parte la buffa, ho preso queste candele qua, che tutto il pacco venivano 1,99 euro. Hanno un odore buonissimo, sa tipo di incenso. Non lo so, a me stanno di incenso. C'è scritto natural con estratti naturali, grazie. Non so che c'è questa forma qui, però non so che, a che cosa sia, cioè. Però l'odore è buono. Il colore non sarà fantastico perché è marrone, però devo dire che l'odore mi piace tantissimo, sa tipo di incenso, di sandalo, sono quegli odori che hanno tipicamente gli incensi. Però è buono. E poi l'altra scelta era sempre lavanda, vaniglia, ma mi fanno cagare. Poi ho preso una cosa che voglio provare perché in teoria vorrei dormire meglio, diciamola così. Allora voglio provare a vedere se funzionano. Ho preso queste qua, che anche mia sorella sta utilizzando. Sono le pasticche di melatonina. C'è scritto per il buon sonno, riduce il tempo necessario a prendere sonno. So fino a che punto funzioneranno, però. A livello di effetti da jet lag, vabbè, questo problema non c'è in questo momento, però. È un intercalatore alimentare di melatonina, grazie al cazzo, si chiama melatonina. L'uso della melatonina riduce il tempo richiesto per prendere sonno e può contribuire ad alleviare sempre il jet lag. Una compressa al giorno, la compressa devono essere deglutite con assunzione di un liquido. Vabbè, come prendere una pastiglia, sappiamo tutti come si prende. Effetto benefico in caso di jet lag che si ottiene assumendo il primo giorno, insomma, qua dice spiega quando c'è il jet lag. Poi c'è scritto quello che c'è dentro. No, devo prendere prima di andare a dormire, in poche parole, non è così complicato. Allora, io uso della stessa linea. Per tenermi sveglia invece il ginseng. E poi a parte ho altre vitamine che prendo per le difese immunitarie, queste cose qua, insomma. Volevo aprirla per vedere come erano le pasticche, ma Sara non ci riesce. Io ho quello con. Oh, ci sono riuscita. Oddio, sono piccolissime, ragazzi. Sono microscopiche. Devo prenderne una prima di andare a dormire. Guarda che tanto gli ASMR mi bastano per dormire ultimamente, però volevo provarle perché ho più che altro per aiutarmi a rimanere addormentata. Io spero che mi aiutino in quello. E anche perché prima dell'una alle due non mi addormento completamente, quindi magari mi aiutano. Sembrano il codice tipo, sai, Brady, quelli lì che non, dei non vedenti, poverini. Però sono piccolissime. C'è scritto che per 75 giorni sono a posto e le proverò. Poi vi farò sapere dopo 75 giorni se dormo. Oppure sono diventata esaurita. Lo scopriremo.
Nella casa mia non si può stare mai tranquilli, quindi in teoria queste dovrebbero anche ridurre lo stress. La melatonina comunque aiuta, è una cosa comunque naturale. Vediamo come mi trovo. Ci sono 75 compresse per 75 giorni. Vediamo come sta. Il vantaggio delle compresse. Se beh, dice che sono privi di coloranti, eccetera, eccetera. Vabbè, vedremo un po' se funzioneranno. Penso di aver fatto vedere tutto, sì. Questa è la busta che mi hanno dato perché pensavo di avere una, la busta, ma non ce l'avevo. Alla fine l'ho trovata. Era qua. Vedete che come sono. I colori sono molto opachi. Poi toglierò questo filtro perché fa schifo. Ora mi sistemo la roba perché la rimetto nella busta, non lo so nemmeno io. Mi sistemo la roba. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi se anche voi acquistate qualcosa da Tigotà, se vi piace o non vi piace. Se anche voi assumete la melatonina o vi date una padellata in testa per dormire. Io ultimamente ho problemi, non tanto a dormire, perché dormo, dormo. È che ho problemi ad addormentarmi più che altro. E poi ho problemi anche a svegliarmi, perché poi mi addormento bene. Magari sono nella mia fase REM. Ciao. Quindi per quello. Diciamo che con tante cose naturali, tipo il fatto che sono completamente al buio e magari ho solo la lucina del diffusore per l'ambiente, che se lo tengo quasi del tutto scarico di notte, perché comunque lo accendo prima di andare a dormire, quindi si scarica già un bel po' di tempo. E diciamo che anche a volte metto le candele, però le spengo prima di andare a dormire, perché ho paura che la casa vada a fuoco. Ecco perché mi sono presa anche le candele. Faccio i miei rituali per cercare di addormentarmi, perché anche tramite gli odori, certe cose qua, riesco a dormire meglio. Poi metto un bel ASMR sottofondo, dipende molto da quello che preferisco, a volte metto quelli con i suoni, a volte quelli con determinati triggers, eccetera. E mi aiuta abbastanza. Tipo io dormo molto bene quando piove, la pioggia mi aiuta tantissimo, però non, ultimamente non piove più, per male, perché devo andare a provare con mio padre il drone. Ora io vi saluto, così mi riposo 5 minuti e niente, ci vediamo in un prossimo video. Spero che questo vi possa piacere, cerco di essere più breve nei video, perché sennò poi la gente non me li guarda tutti. Vi saluto, se vedete la fine del video mettete hashtag quello che volete voi. Non lo so, no, scherzo. Hashtag melatonina, sapete come si scrive.